Ma sicuramente l'unica cosa che posso dire è che comunque le prestazioni ci sono state. Diciamo nel primo periodo eravamo un po' più fortunati negli episodi. Ora, anche nella partita di domenica, comunque abbiamo subito un tiro in porta e abbiamo preso un gol. Quindi dobbiamo migliorare sui dettagli perché in questo momento sono quelli che stanno facendo la differenza. A centrocampo a due, diciamo, devi fare un po' più copertura, comunque non hai quella cosa di poter spingere in avanti. E centrocampo a tre, avendo un riferimento che appunto è Andrea, sei un po' più libero di inserirti, fai degli inserimenti, di comunque farti trovare dentro l'area. Cioè, fondamentalmente cambia questo. Anche se comunque io come qualità anche su centrocampo a due tendo un po' rispetto ad Andrea, tendo un po' più ad andare a inserirmi anche il centrocampo a due. Nel primo periodo, quando le cose andavano bene, in quel ruolo comunque diciamo che ho fatto la differenza. Comunque spero che col passare delle giornate, anche col centrocampo a tre, di poter dimostrare le mie qualità. E se la squadra non segna, non è solo un demerito degli attaccanti, ma come detto tu, è un demerito di tutta la squadra. E comunque noi dobbiamo lavorare anche in allenamento per migliorare questa cosa perché appunto dobbiamo mettere nelle condizioni gli attaccanti di poter fare gol, sia gli attaccanti ma anche noi, perché comunque all'inizio tanti gol sono arrivati dai centrocampisti, quindi è una cosa che comunque sta mancando anche da parte nostra. Ah, sicuramente sono un buon bottino per un centrocampista. All'inizio, comunque, quando abbiamo iniziato, giocavamo con un centrocampo a due e non mi aspettavo di fare all'inizio, comunque, con la Coppa Italia ho fatto 3 gol. Però devo dire che comunque voglio incrementare questo bottino perché comunque voglio arrivare a meno 5-6 gol. Siamo consapevoli che in questo momento dipende solo da noi, perché se noi diamo il massimo in allenamento e comunque anche in partita dimostriamo di avere quell'atteggiamento, quell'aggressività che ci ha sempre contraddistinti, sappiamo bene che i risultati arriveranno, come sono arrivati nella prima parte di stagione. Quindi noi sappiamo bene che dipende soprattutto da quello, dall'atteggiamento.